abbiamo pensato alcune campagne per rimettere al centro l'utilizzo degli spazi delle città, spazi liberi. Siamo partiti da alcuni aspetti. Uno, prima di tutto, con una scadenza molto ravvicinata al 30 di novembre, attraverso il federalismo demaniale, i comuni possono chiedere di acquisire degli spazi demaniali per valorizzarli. La nostra idea è lanciare tutti insieme, contemporaneamente, al primo consiglio comunale utile, un'interpellanza in cui chiediamo ai comuni quali sono gli immobili sui quali intendono fare richiesta, se intendono fare richiesta, che tipo di utilizzo fare, per lanciare poi dei percorsi partecipativi su cui invece stabilire insieme ai cittadini gli usi, perché il federalismo demaniale sostanzialmente spinge nella direzione di una pura valorizzazione economica e quindi verso l'alienazione dei beni, cosa su cui noi siamo ovviamente contrari. Seconda campagna, quella sull'emergenza abitativa, per cui la legge stessa prevede che si possano fare delle commissioni per affrontare l'emergenza abitativa, allontanando, insomma, dilazionando nel tempo, prorogando di fatto gli sfratti. Non tutti i comuni, anzi molto pochi, hanno istituito al momento le commissioni che devono compiere queste valutazioni e quindi noi intendiamo chiederle ovunque. Un'altra campagna che intendiamo lanciare immediatamente e provare a realizzare entro la fine di dicembre, entro il 20 di dicembre, è quella invece sulla riappropriazione di spazi nelle città che conosciamo già e che possono essere articolate nelle diverse città in base agli spazi che ciascuna città ha individuato. Questa cosa qui dovrebbe essere fatta in una giornata invece unica per tutti, in maniera tale da dare maggiore forza all'operazione che si va a fare. Assolutamente entro il 21 di dicembre questa cosa è possibile e poi articolandola nelle altre città man mano che si presenterà l'occasione anche in futuro. Ultima cosa che ci sembra importante è la costruzione di una rete che metta insieme strumenti che sono stati sviluppati nelle diverse città, che ci permetta di costruire una collaborazione costante e che ci permetta di lavorare nelle nostre città facendo conoscere meglio quello che facciamo, ma allargare anche il campo delle città che hanno intenzione di collaborare, di lavorare sui nostri stessi binari.